questo particolare stretta di vita, e si chiama valentia. Il valente vuol dire valente, che vale, uomo che vale. È una misura morale, guardi, non è soltanto una capacità materiale o anche intellettuale, insomma, di ergersi di fronte alla vita, è una misura morale, c'è un dovere di essere valenti, e c'è un dovere di essere valenti. Fra questi doveri del valente rientra la solidarietà però a coloro cui si deve solidarietà. E il circolo della solidarietà è molto ristretto, ristrettissimo. Sardegna antichissima, perduta nei suoi antichi codici, nelle sue carte de logu, nelle sue forme di strana Atlantide, dalle rocce che danno l'umano, e un umano che pare affondare in ere geologiche, come in questa tomba del gigante di Thomas, non lontana da Nuoro, o che si specchia in quella civiltà dei Nuraghe, che erano il fortilizio e sono il bastione dell'animo sardo. C'è la Sardegna del mare, quella a cui quasi tutti i turisti si fermano, che d'inverno, verso il crepuscolo, assume i toni di un universo contemplativo, come in attesa, e per la Deledda fu il primo spunto per una possibile fuga nel vasto mondo. Siamo in una giornata di mare e di vento, elementi che grazie a Deledda sentì moltissimo. In Sardegna il vento e il mare sono presenti. Nella zona dove lei nacque c'era il vento, c'erano le montagne, ma non c'era il mare. Il mare, per grazia Deledda, era fonte di ispirazione ma anche di mistero, cioè vedeva nel mare un qualche cosa di misterioso, un qualche cosa comunque che si poteva e si doveva anche attraversare per conoscere nuovi mondi, nuove realtà. Il vento per lei era anche una metafora, di un qualcosa che c'è, che non c'è, che si vede e non si vede, è un po' il fluire della vita, e questo è un elemento molto importante, tant'è che poi nella sua maturità scrisse un romanzo che intitola proprio Il paese del vento. Credo che la prima volta che lei andò al mare muovendosi da Nuoro fu ad Orosei, dove c'è la chiesa del Rimedio in cui si parla in canna al vento. Ci troviamo all'interno del santuario del Rimedio, reso noto da Grazia Deledda nel suo famosissimo romanzo Canne al vento. Questo santuario, in effetti, già dalla fine del Settecento iniziano a sorgere delle casette che venivano in un primo momento occupate dagli eredi, dagli eredi dei fondatori della chiesa, ma già nell'Ottocento assume un'importanza grandissima, perché ormai è diventato non una semplice chiesetta di alcune famiglie semplicemente che hanno fondato la chiesa, ma un vero e proprio santuario, cioè arrivavano da tutti i paesi del circondario. La Deledda coglie soprattutto l'aspetto che interessava più lei, cioè sia quello della festa, della devozione e cose simili, ma il momento più importante, quello atteso, quello che non veniva proclamato, perché praticamente loro dicevano che erano penitenti, che venivano per penitenza, ma in effetti venivano perché volevano divertirsi. E la festa, in effetti, è quella che occupa lo spazio principale in questo romanzo, quando la festa consiste soprattutto nel ballo. Il sole obliquo fa scintillare tutta la pianura. Ogni giunco ha un filo d'argento, ed ecco il cono verde e bianco del Monte Galte, solcato da ombre e strisce di sole. Galtellì è il paese del romanzo più noto della Deledda, Canne al vento, quel vento simbolo di un destino che può facilmente infierire sulle fragilità umane. Galtellì, dicevamo, è non solo uno dei paesi più conservati di questa Sardegna dove tante memorie sono state disperse,
ma è soprattutto il luogo dove abbiamo incontrato una coppia di anziani sposi che ci ricordano il mondo di cui Grazia fu testimone, proprio qui, nella casa dove ambientò le vicende delle sorelle Pintor. In realtà prima non ce n'era niente, perché la sera, non tutte le sere, la domenica almeno, quando iniziava a fare buio dovevo essere a casa, però adesso anche l'una di notte sono in giro lo stesso. Il babbo diceva, Marie, vai a fare questo, e dovevamo andare. Rispettavamo la parola del mio babbo. E guai, se mi portano qualche lamentela. Noi eravamo una famiglia affiatati alla casa. E mio babbo ce l'ha data l'educazione, ma noi l'abbiamo anche tenuta. Quando io ero servo, ero alla masseria, diciamo così. Ma andavo anche all'ovile, perché il mio padrone aveva anche le pecore. E andavo alle 4 del mattino a Santo Michele, sui Rigoli, che tenia a terra e niente, a San Michele di Rigoli, vicino alla chiesa di San Michele, non so se lo sa. E quando non c'era di lavorare in campagna nella masseria, andavo anche alle pecore, mio nonno era pastore e c'era l'ovile, però in campagna lo sa come si stava male, però che gli ha affrontato la vita. Le feste, quando veniva il carnovale era proprio una festa bellissima, diversa di oggi. In piazza di Galtellì si facevano tre rotte di ballo, diciamo così, no? La gente lì non mancava, anche il prete veniva per guardare i balli, diciamo così. Poi a Remedio andavamo a piedi sempre, stavo dicendo io, no? E si faceva una bella festa. Tutta la baronia, anche da montagna, venivano alla Madonna del Remedio. Perché era importante venire qui al santuario? Beh, possiamo dire, senza mezzi termini, che erano le vacanze di una volta. Anche se Orosei è un paese marittimo, ma prima non esisteva il concetto di fare vacanza andando al mare. La vacanza era questa qui. La chiesa di Galtellì, e più ancora, quella che si trova appena fuori il paese, dove il vecchio Efix, l'ennesimo vecchio saggio del repertorio dell'Eddiano, viene a pregare, pentito delle sue colpe. Prendiamo un punto importante di Canne al Vento. Efis è questo personaggio, appunto, saggio, religioso, è analfabeta. Eppure questo è portatore di un sapere straordinario e di un senso religioso fortissimo. È delitto e castigo, perché lui ha il sospetto che abbia, spingendo il padrone, lo abbia fatto cadere e lo abbia ammazzato lui. Non lo sa, è spia questo e quindi è al servizio delle dame Pintor. Il percorso di penitenza di Efis è il libero arbitrio, cioè lui capisce di avere peccato e cerca di espiare. La vecchia frugava nella cenere con la canna, ne scavò una piccola brace, la premette come volesse schiacciarla, poi tornò a seppellirla. Le storie si raccontano attorno al focolare. La Teledda è attratta da tutto ciò che di magico e arcaico si svolge attorno al focolare, ciò che sa di antichi rituali e tradizioni apprese da generazioni, come la preparazione del carasau, il pane che i pastori
potevano conservare nei mesi passati in campagna, senza rivedere il paese. Tecniche ormai destinate a riprodursi in meccanismi industriali e che possiamo vedere perpetrate giusto in luoghi come questo, il Parco Museo Sabba Frisca d'Orgali, conservate con immenso amore per la memoria da Portolu Secci. Per un momento ci illudiamo che il tempo sia passato invano in una Sardegna ancora immersa in una sua ferina innocenza. Quasi 30 anni di età, la Deledda si trasferisce per un periodo a Cagliari, come un annuncio del grande salto che compirà di lì a poco. È già famosa, ma sente che molto le manca per crescere come donna e come scrittrice. C'è il pensiero del continente, sognando una vita d'autrice riconosciuta nel gran mondo, quella Roma letteraria cui aveva affidato i suoi primi racconti, come un messaggio nella bottiglia. Grazia Deledda in alcuni suoi brani racconta di aver assorbito le voci, i suoni di questo paesaggio e che attraverso questa operazione lei poi si sente in qualche modo investita quasi di una missione, quella di raccontare questa Sardegna al mondo. Ma per far questo deve allontanarsi da questo mondo. Nel 1899 viene invitata a Cagliari dalla direttrice di una rivista femminile presso questo salotto, diciamo, della contessa, conosce mio nonno. E beh, il fatto sta che praticamente loro si conoscono a settembre e dopo quattro mesi si sposano. Finalmente sposata, Grazia può lasciare il nido. È l'addio alla Sardegna, anche se non definitivo. L'ultimo sguardo al suo mare lo dà dal Monte Urpino sopra Cagliari, dove viene a passeggiare con i suoi sogni romantici di ragazza di fine Ottocento. L'anima smarrita guarda l'immenso circolo del mare e si spaventa innanzi all'infinito, a ciò che lascia nel passato, a quanto va incontro nel futuro. E ora ti lasciamo, o rosea, o bella città del mare. Addio. Grazia Deledda, in un'intervista subito dopo il premio Nobel, disse: io devo metà del mio successo a mio marito, perché mi è sempre stato vicino, mi ha sempre aiutato. A Roma, la Deledda scopre un mondo che si era già affacciato nelle frequentazioni con l'ambiente culturale nuorese, il mondo degli scrittori e degli artisti, anche sardi come Giuseppe Biasi, o dei pittori della secessione, che secondo gli impulsi del simbolismo etnografico europeo vogliono recuperare all'arte ufficiale la bellezza dei popoli primitivi e arcaici, delle loro passioni forti e primordiali, un mondo mitizzato e mitizzabile, in cui anche la Sardegna può essere raccontata più consapevolmente, già sterminata memoria. I grandi romanzi sardi, da Elias Portolu a Canne al Vento, nascono qui a Roma, in un quotidiano che non è fatto solamente di scrittura. La giornata tipica di nonna era al mattino praticamente il governo della casa. Poi nel pomeriggio, dalle 3 alle 5 e mezza circa, quindi 2 ore e mezza, lei scriveva tutti i giorni, anche nei giorni festivi. Era proprio un'abitudine, no? Un'abitudine, una costante quotidiana. Dopodiché invece leggeva, ecco, leggeva fino all'ora di cena. E era una donna molto severa comunque, cioè affettuosa ma severa.
Tant'è che una volta ad un figlio, che poi era mio padre, che aveva detto una bugia circa un compito di scuola, un voto che aveva preso, disse: tu stai mentendo, e per una settimana non gli rivolse la parola. Mare di Versilia, un mare triste d'inverno, ma dove d'estate, da almeno un secolo, si sono riunite generazioni di intellettuali. Qui a Viareggio, per qualche anno, l'Adeletta viene a trascorrere le sue vacanze, a coltivare il suo rapporto col mare e gli altri elementi della natura. Si attraversa l'Italia e si arriva sulla riviera romagnola. Cesenatico, casa di Marino Moretti, poeta d'inizio Novecento, grande amico dell'Adeletta. Da qui inizia una storia diversa per la scrittrice. C'è stato un grande amore fra Grazia Adeletta e Cervia. Lei scendeva una mezz'ora verso prima di pranzo alla spiaggia e non faceva il bagno, no? Però camminava a piedi nudi lungo la battigia, e poi dopo verso l'imbrunire, ma faceva sempre una vita assolutamente molto semplice. Sì, riceveva allora, perché già insomma la fama era prima ancora del Nobel, no? Qui riceveva visite, Ungaretti l'andò a trovare a Cervia e dedica a Cervia una dozzina di novelle che sono state raccolte fra l'altro in un volume, le novelle cervesi. Ma un'altra città di mare è legata in modo speciale ai destini delle Diane. Ed è Sanremo, questa città, affacciata sul mare di Liguria, la residenza che lo svedese Alfred Nobel, lo scienziato della dinamite, scelse come rifugio dopo una vita di studi e di successi.